Eccoci. Eccoci qua. Amici Radio Grok, come dico sempre, questa sera con noi un gran bel personaggio. Siamo su Instagram, abbiamo cambiato, diciamo, social, ma poi comunque sarà visibile. Anche su Facebook, sarà visibile su YouTube. Poi domani questa diretta attendiamo l'ospite di questa sera, un bomber anni 90-2000, quelli che ci piacciono a noi, quelli veri, quelli ruspanti, quelli che ci hanno fatto emozionare in quegli anni di calcio vero. Allora, Pasquale lo vedo che mi saluta e mi chiede di entrare. Lo facciamo entrare. Signore e signori, questa sera su Radio Grok, Pasquale Luiso. In attesa. Eccoci. Ciao. Ciao, 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 buonasera. Come stai? Bene, dai. Tutto bene? Mi senti bene? Mi vedi bene? Sì, la grande, la grande. Perfetto. Vabbè, innanzitutto io ti ringrazio Pasquale per tenerci un po' di compagnia questa sera, per averci dato questa tua disponibilità e questo spazio con noi ci fa molto molto piacere. Ma figurati, è un piacere, piacere mio. Grazie, perché tu chiaramente, no, in questo periodo io penso che tantissime dirette tu abbia fatto, perché comunque, no, sei rimasto un po' nell'immagine di tutti noi che abbiamo vissuto quegli anni, abbiamo vissuto quel calcio in quella maniera, quindi sicuramente non ti dimentichiamo tu come tanti altri bomber e tanti altri calciatori che hanno segnato un'epoca. Prima però di farti la prima domanda, ci tenevo a sottolineare che questa diretta io la vorrei dedicare al Trincea Karlovic, che purtroppo è scomparso pochi giorni fa in Argentina, e lui veramente, forse come lo ha definito Menotti, è stato il più grande calciatore che non abbiamo mai visto, perché abbiamo solo un filmato per quanto ci riguarda. Però Pasquale, io ti voglio dire una cosa: penso che se ne sia andato felice, perché quando a Diego Armando Maradona un giorno gli chiesero e gli dissero: "Guarda, tu Diego sei il più grande calciatore argentino", lui gli disse: "No, fermi tutti, il più grande calciatore argentino di tutti i tempi è il Trincea Karlovic", e quindi noi lo salutiamo e ci è rimasto assolutamente dentro. E saluto anche l'amico Marco Galeotti, che fa sempre questa rubrica insieme a me e insieme ad altri. Detto questo, ciao Pasquale di nuovo, grazie mille per essere qui. Detto ciò, Pasquale, come hai vissuto un po', dai, questo periodo, questa quarantena, questo momento difficile, al di là del calcio, dove poi dopo avremo modo di approfondire, ecco. Ma è come se purtroppo è un periodo un po' così, dai, per noi, perché specialmente noi che magari viviamo il calcio. Volevo salutare mia nipote Cecilia, gli mando un abbraccio. Ciao, ciao Cecilia. E praticamente come si vive? Come ti dicevo, noi che siamo abituati a stare sui campi, a vedere partite, sicuramente non è stato facile, però un po' per tutti. Speriamo che questo periodo, questo momento passi al più presto e che si ritorni a fare una vita normale come si faceva prima. Però siamo stati bravi a tenere duro e dobbiamo ancora continuare a tenere duro. Assolutamente, concordo assolutamente con te. Adesso, probabilmente nelle prossime settimane, comunque qualche sport ha cominciato, no, di nuovo, tipo il tennis, sport qui hanno ricominciato pian pianino, probabilmente anche il calcio ricomincerà, ovviamente in tutta sicurezza più totale, a ripercorrere, no, quello Sì, che era. si parla di una ripresa e vediamo un attimino come cosa succederà, però si parla di questa ripresa, vediamo un attimino. Però, come io ho detto già in precedenti interviste, avrei preferito ecco uno stop perché la vedo un po' dura, diciamo, giocare, magari rimettersi una torta.
in discussione, però sicuramente a quel livello lì ci sono controlli pazzeschi e spero, ecco, spero che vada tutto bene. Da sportivo e da allenatore mi fa piacere che si ritorni a giocare. Assolutamente, mi ricollego con questo discorso per farti una domanda un po', no? Ma quando poi dopo, no, si entra in campo, no? L'apporto del pubblico, no? Dei tifosi, che siano quelli che sostengono la tua squadra o anche dei tifosi avversari, comunque entrare in quegli stadi dove sei entrato tu, penso che no, adesso a parte questo virus maledetto che magari per un po' di tempo terrà gli spettatori a distanza o comunque li terrà anche fuori dagli stadi. Cioè un momento penso per i calciatori che sia fondamentale, no? Il supporto del pubblico. Ma giocare senza pubblico non è calcio, io ho sempre detto. Entrare in campo, pure assistere alla partita che abbiamo assistito, Juve-Inter è stata una gara, anche se è stata giocata bene, combattuta, però il tifoso è il tifoso. E poi io personalmente, magari come ero abituato io ad arrampicarmi un po' ovunque, non era sicuramente semplice, però penso un po' per tutti, dai, il calcio è di tifosi, però in questo momento è giusto che sia così. Non so se si riparte, spero, ecco, di t'ho detto da sportivo, di rivedere il calcio giocato. Assolutamente, quello ce lo auguriamo tutti, perché comunque siamo tifosi, siamo appassionati e quindi vedere una bella partita o comunque tornare allo stadio per me, tifoso doriano, comunque quindi ricordo le tue gesta con la maglia della mia squadra, della Samp, comunque cioè, è molto 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 importante appunto riuscire a ritornare a vedere lo spettacolo tutti insieme, perché il calcio ovviamente è anche aggregazione, anche tifo, è anche un momento Certo, di svago però per... dobbiamo avere un po' di pazienza, dai. Però si divertiranno da soli, noi ci divertiamo dalla televisione. Esattamente, Per adesso. esattamente. Pasquale, tu comunque la tua gavetta, no? Nel senso tu te la sei fatta nelle categorie minori, no? Parlavamo un po' in questi giorni, abbiamo sentito tanti tuoi colleghi, no? Che anche loro hanno cominciato dal basso, mi viene in mente per esempio Stefan Svok, no? Col quale abbiamo parlato, no? Cioè, che cosa, diciamo, anno dopo anno, Pasquale, ti spingeva comunque ad avere quel sogno, avere quella determinazione per dire io un giorno arrivo a giocare in Serie A, io un giorno arrivo a giocare a livelli alti, giocando comunque in Serie D, in Serie C per qualche anno. Ma certamente, chi non sogna da ragazzino, da bambino, magari ad arrivare a certi livelli? Io lo sognavo e fortunatamente ci sono arrivato, come tanti ragazzi. Però sognare non costa nulla, ecco. Poi arrivare ad affrontare squadre che tu magari vedevi in televisione, che eri tifoso, e farci pure qualche gol, sicuramente è una soddisfazione ancora più. Però la cosa curiosa che mi è rimasto era il fatto che io andavo sempre in edicola a comprarmi l'album Panini dei calciatori appena usciva e comprarmi le figurine. E la cosa bella è quando dici io un giorno devo venire in edicola e comprare le bustine di figurine e devo uscire io, sai, quelle fissazioni così. Io un giorno ho fatto così, anche se sono arrivato in Serie A e le figurine me le davano, l'album ce lo davano già completo, e io un giorno mi sono messo e mi compravo le bustine finché non ho aperto una bustina e sono uscito io. E lì ho realizzato il fatto, quando ero ragazzo, che sognavo di aprire una bustina e ritrovarmi sulla figurina Panini, e questi sicuramente sono sogni che, ecco, si possono realizzare se ci credi e sei fortunato, perché devi essere pure fortunato. Certo, tu comunque avevi quel fuoco dentro, no? Cioè tu comunque, io penso che tu ci abbia sempre creduto, no? Perché comunque queste cose non capitano assolutamente per caso, ma capitano perché comunque magari dentro si ha qualche cosa, magari in più, no? Rispetto agli altri, a parte il talento, a parte tutto il resto, però comunque un qualcosa che ti spinge comunque a portarti sempre magari oltre il limite, no?
Ma ci devi credere, come hai detto tu, poi io sono uno che dà sempre il massimo in tutto quello che faccio, non sempre ci riesci, pur adesso ho 50 anni, esco e vado a correre, cerco di dare il massimo, ma poi mi rendo conto che ho 50 anni, dico, datti una calmata. L'altro giorno un amico mio mi ha visto correre e a un certo punto... ieri mi ha chiamato e mi ha detto: ma tu sei pazzo, ti ho visto fare uno scatto, ma tu c'hai 50 anni, e c'ha ragione. Allora uno cerca sempre di dare il massimo, devi capire che però sicuramente sono stato sempre uno, diciamo così, gagliardo, tosto, e mi piaceva sempre dare il massimo, al di là proprio delle caratteristiche che avevo io, perché io ero uno che se non davo il 100%, non essendo fortissimo tecnicamente, sapevo che dovevo stare fisicamente e giocarmi la partita lì, perché coi piedi lasciavo la palla agli altri, Zauli, Ambrosetti, dove ho Certo. giocato io. Schernardi. No, no. Scanardi, bravo. Schernardi, è un bel gioco di calcio. Scanardi No. fortissimo Era forte. tecnicamente, Sì. fortissimo. Diciamo che io mi mettevo con Ambrosini e Di Carlo, quelli un po' più scarsi tecnicamente. No, no, ma infatti questo poi chiaramente anche appunto si può vedere appunto l'affetto che comunque ricevi ancora, io credo, no? Anche dopo anni comunque che la tua carriera ovviamente da calciatore finita, no? Comunque siete tutta quella parte di giocatori, no? Che metteva l'anima al cuore, metteva tutto in campo e quindi siete rimasti assolutamente nel cuore dei tifosi, ovunque voi. Sì, diciamo che la generazione nostra, ecco, dai 40 anni a salire ci si ricordano. Il problema sono i ventenni che devono andare sul telefonino adesso. Sono gli amici di mio figlio a 17-18 anni che magari per vedere un po' quello che ha fatto. Fortunatamente, forse se veniamo ancora ricordati è proprio per questo, perché oggi esiste il telefonino, esistono tecnologie che ti fa ricordare e ti fa rivedere quello che hai fatto. Fortunatamente, altrimenti saremmo già chissà dove noi. Esattamente, noi ovviamente abbiamo avuto la fortuna di vivervi, di viverti tutti quegli anni, quindi abbiamo tutto scolpito negli occhi, nella testa, nel cuore, ovunque. Ti volevo chiedere, diciamo, fare un parallelo, no? Nel senso tra il calcio, non tanto il calcio di quei tempi, il calcio di oggi, che ok, sono due cose magari appunto completamente diverse, no? Però magari io leggo, no? Quella classifica cannonieri quando tu eri nel Piacenza, hai fatto 14 gol, no? Comunque vedo Inzaghi, Montella, Signori, Tovalieri, Mancini, Marco Negri, Chiesa, Maniero, Robbiati, Ganz, Muzzi, ovviamente, Pasquale Luise. C'era una generazione di bomber e di calciatori centravanti italiani molto molto forte. Oggi forse è l'unico reparto nel quale l'Italia, a parte il Ciro Immobile che fa cose straordinarie, Belotti e altri ragazzi, però forse manca un po', no? Al calcio d'oggi, un calcio italiano Ma come hai eravate tutti. toccato un tasto importante che ne ha parlato pure Luca Toni su un'intervista giorni fa. Diceva: se oggi non ci fosse Ciro Immobile, che va sempre a doppia cifra negli ultimi 2 o 3 anni di Lazio, dove saremmo a livello di centravanti italiani? Sì, togli Immobile, togli Belotti. Veramente siamo poca roba. Ai tempi miei hai nominato giocatori importantissimi, nominati che a me facevano impazzire, Negri, Marco del Nel. Perugia, Marco Ne, fortissimo. Fatto una stagione quell'anno che ricordo ben volentieri, dove c'era pure Materazzi nel Perugia e Tovalieri nel Cagliari, Hübner. Gente che oggi penso che all'epoca fare 14, 15, 16 gol in Serie A, dove li ho fatti io col Piacenza, credo che oggi uno mi ha detto: ma in proporzione oggi quanti gol sarebbero? E io mi son sbilanciato, ho detto: i miei 14 gol più 2 allo spareggio di Piacenza mi hanno consentito l'anno dopo di arrivare a Vicenza. Sa, questo ti fa capire che
prima facevi 14, 15, 16 gol e andavi, oggi fai 20 gol e vai magari passi a, vai a Borussia Dortmund, vai a Real Madrid, vai a, cioè, è cambiato un po' sotto questo aspetto. Prima era difficilissimo, non dico che adesso è più facile, però i miei 14, 15 gol credo oggi sarebbero stati sui 22-23. Sì, appunto, Il ma anche poi calcio proprio. di oggi è. Certo, sì, ma poi proprio a livello, no, Pasquale, di regolamento anche, no? Nel senso, adesso ci sono 5 telecamere, ti fanno intervento da Certo, dietro, giallo, maglia, certo, rosso. certo, certo. No, Qualche gol annullato. Il gol di Londra era col VAR. valido oggi. Era valido sicuramente. Però, come ti ripeto, il calcio si evolve, è giusto, la vita va avanti ed è giusto che sia così. Però io, come ribadisco, ho sempre detto. Ne vado orgoglioso degli anni che ho giocato io. Oggi ne parlavo proprio ho fatto un'intervista a una TV di Avellino, ecco, parlavo di gente come Zidane, Deschamps, UEA, Baresi, Maldini, so adesso Lilian Thuram, Certo. Fernando Couto, Cafu, Candelà, Balbo, mi viene la pelle d'oca. Sapere è che oggi, grazie a voi che ci fate parlare oggi, e noi riusciamo a capire veramente quello che si è fatto. Perché se non smetti di giocare, nel senso, non realizzi veramente realmente cosa hai fatto. Ecco, non, però entrare all'Olimpico prima era qualcosa di da pelle d'oca, anche perché Aldair, Balbo, Zago, Cafu, Candelà, Di Biagio, roba veramente da brividi, e combattertela con quella gente lì, dovevi veramente avere gli attributi. Io ne vado fiero e orgoglioso, perché arrivare nel grande calcio prima, da dove arrivavo io, perché io il settore giovanile non l'ho fatto, io sono cresciuto per strada, sono cresciuto facendo le porte con i maglioni, con le Forse è questo, pietre. no? Forse è questo quello che manca, no? Ad oggi che Io non abbiamo. oggi farei una scuola calcio sul cemento. Oggi farei una scuola calcio sul cemento. Io farei una scuola calcio in piazza, nella piazza. Farei mettere le porte e fare la scuola calcio lì. Che il bambino, il ragazzo di 10, 8, 9 deve andare a casa, deve piangere perché gli esce il sangue dal gomito, dal ginocchio. Eh sì, è troppo facile. Adesso è troppo facile. E io lo vedo per quando riguarda mio figlio, no? Torna a casa, oggi papà il campo non era bello, il campo non era sintetico. Capisco che io col Vicenza, giocando una semifinale di Coppa delle Coppe, mi allenavo all'antistadio, dove oggi e 20 anni fa si parcheggia. Quando vai a Vicenza, arrivi all'antistadio, dietro la curva, c'è un campetto dove parcheggi i giocatori, parcheggiano i dirigenti, chi ha il pass, e io lì mi allenavo. Quando ho portato mio figlio 3 anni fa a vedere una gara, io ho detto: qua papà si allenava. Ha detto: dove ti allenavi? Qua, dove stiamo parcheggiando? Gente come Zauli, come Ambrosetti, e prima ancora si è allenato pure Baggio. Perciò ti faccio gli esempi. Perciò oggi ti dico, è più facile arrivare perché ci sono pure tutti questi privilegi, ecco. Certo, questo condivido assolutamente, ma appunto va ripensato su quei nomi che comunque prima mi hai detto, no? Soprattutto anche di difensori. Cioè, prima, cioè, quando preparavi la partita, poi dici, vabbè, domani di là Maldini, c'è Baresi e c'è Luiso, io che gioco davanti. Cioè, a parte venirti in mente di fare una rovesciata, così dici, vabbè, faccio così almeno siamo a posto. Però a parte quello, c'è, cioè, poi l'atteggiamento, diciamo, mentale, magari. Per te cambiava magari a seconda di chi andavi ad incontrare, o comunque tu eri sempre ormai al di là di chi Ma fosse. sai il fatto, io che qualcuno, magari adesso quando adesso ci siamo fatti grandi, no? Qualcuno che mi chiede, qualche ragazzo magari pure di 30 anni, ma pure quelli di 50 come coetanei, oppure un cugino, un
ti chiedono qualsiasi cosa e ti chiedono, ma sai com'è, pure qualche amico, com'era giocare contro? Sai, io ti devo dire la sincera verità, non pensi Esatto, contro non chi penso. stai giocando, perché se io mi ricordo adesso io ricordo che all'Olimpico di Roma, oppure a San Siro, scendevo, perché a San Siro prima si scendeva dietro all'angolo della bandierina, no? C'era dagli spogliatoi, c'era un tunnel che era, sa, dovevi uscire una alla volta, sa, roba allucinante, stretto che non respiravi neanche. E ti vedevi Baresi, Maldini, Ducarri, Desailly, Weah, e tu dicevi: scusa, ma Toro di Sora, ma da dove arrivi? Sa, che roba è? Sa, nel senso. Sa, nel senso, sa, è bello all'Olimpico a Roma, sapendo che ci stavano 200 persone tra casa mia di giù, tra i Sorani, giocare a Roma all'Olimpico, fare tutto quel tunnel e guardare Aldair, Balbo. Sa, sono cose che, sa, io dicevo: Aldair, ma chi è Aldair? A me non me ne frega, io mo gli faccio gol. Aldair, ho fatto gol dopo 50 secondi. Milan, Baresi, l'altro giorno guardavo Baresi che parlava dei suoi 60 anni a Sky, mi è venuto quella cosa di mandare un messaggio vocale e dire: Franco, scusami se ti ho fatto quel gol, ma io ti sto guardando adesso, ma roba è bella, dai. Sono belle, belle. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto. Sicuramente potevo fare qualche cosina in più se aggiustavo un pochettino il mio carattere un po' peperino. Ok, e ripensando e riallacciandomi appunto alla semifinale, no, col Chelsea, hai mai pensato o ti è capitato magari di avere un'opportunità di andare a giocare all'estero, perché magari tu proprio, cioè, incarnavi proprio l'attaccante da Premier League, proprio brutto, cioè qualsiasi No, squadra. oggi credo che ci sarei andato di corsa, non so dove, ma oggi, come giocavo io, sicuramente. Però ci fu una società, il Middlesbrough all'epoca, che mi seguiva e poi non se ne fece nulla. Ma oggi io penso, dopo un anno barra due in Italia, sarei andato in Inghilterra, ma proprio senza sarei già lì. No, ma infatti, cioè, incarni proprio lo spirito proprio da Premier League, attaccante. Ma poi mi affascina molto, mi affascina molto. Invece ti volevo chiedere una domanda così, visto sulla tua avventura sampdoriana, visto che sono doriana, quindi anche sondoriano, anche un altro ragazzo, no? Comunque la prima stagione sei andato fortissimo. Che ricordi hai di quell'anno? Bene, bene, io ho parlato pure con un tuo collega giorni fa e io ne sono, e mi fa piacere che ne parliamo, perché sennò sembra che parliamo sempre del Vicenza e del Piacenza. Ma io dove sono stato, ho riscontrato sempre affetto in tutte le tifoserie. Genova, io sono arrivato che Cagni mi ha voluto a tutti i costi. Ero a Vicenza in Serie A, lasciai Vicenza in Serie A, che poi il Vicenza è retrocesso, e per andarmene alla Sampdoria, dove il direttore Sagramolo mi disse: fai un'intervista sul giornale perché io non ti posso andare via, la gente chi la sente. Io feci un'intervista, ma per andare alla Sampdoria, e sono arrivato, come hai detto tu, ho fatto 11 gol in 18-19 partite. Sfiorammo la Serie A per un punto, e poi l'anno dopo abbiamo sofferto. Ci siamo salvati, se non sbaglio, a 2 giorni dalla fine, con una squadra pazzesca. Però il mio primo anno, diciamo, i miei primi 6 mesi sono stati fantastici lì. Poi senza dimenticare Avellino, senza dimenticare pure le squadre di Serie C, Sora, Teramo, Celano, io sono stato bene ovunque, ho fatto gol in tutti i posti, forse l'unico posto dove ho fatto pochi gol è stato Salerno, dove ci ho avuto problemi fisici, mi sono strappato dopo 3-4 partite, ero già arrivato a gennaio in una situazione, io dico sempre, l'unico rammarico è non aver fatto bene a Salerno. Ma per il resto io ho fatto gol ovunque sono stato. Però a Genova io la porto sicuramente nel cuore, perché al di là che ho concepito mio figlio lì, Alessio, è stata fantastica indossare quella maglia, lo stadio, la curva, è fantastica.
sentirsi urlare Luiso segna per noi, dove una curva urlava Mancini e Vialli, fantastico. Genoa, la Sampdoria la porto sicuramente nel cuore. E ti volevo dire, Pasquale, ti manca magari un po' una grande, no? Perché comunque all'apice della tua carriera ci sono stati quegli anni, appunto 96, 97, 98, 99, dove andavi molto forte, lì magari hai avuto qualche contatto, potevi magari... Tu calcola che io, come hai detto tu, ho lasciato Sora, poi ho fatto 2 anni di Serie B con 8 gol, 7 gol, 8 gol. Poi tu calcola, io ho fatto Avellino, 19 gol, Piacenza, 14 gol, Vicenza, 20 gol, tra Coppa, campionato. Io ho fatto in 3 anni a Bellezza 50 gol, cioè, roba. E non sono riuscito, come dici tu, ad andare in una grande. Però all'epoca non era facile andare una grande, anche perché io avevo già i miei 28-29 anni, tu sai che all'epoca 32-31, arrivederci, è finito. Io sono arrivato già a 25 anni in Serie A, 24-25 anni, e sono arrivato troppo tardi perché mi sono giocato tanti anni di Serie C, tanti anni di Serie D. Oggi magari fai 20 gol in Serie D, 25 gol. Dicono c'è un diciottenne, 19enne in Serie D, lo prendiamo, lo porti in Serie A, ci arrivi prima. Prima era più difficile, però ho detto tu, ho fatto quegli anni 90, dal 96 al 99, 3-4 anni da Avellino a salire, però non sono riuscito ad approdare una grande, anche se qualche approccio c'è stato, c'era la Roma, si parlava della Roma, della Lazio, che Nesta parlò benissimo di me. Però poi alla fine non se ne è fatto mai niente. Ogni anno dovevo andare a Napoli, non ci sono mai andato. Evidentemente dovevo andare così. Allora, adesso così almeno poi dopo ti lascio, ti volevo chiedere solo l'ultima cosa. Poi dopo finisce la carriera da giocatore, da allenatore. Che cosa Pasquale Luiso da allenatore cerca di infondere nei propri ragazzi e cerca soprattutto quali sono le cose su cui batti e le quali delle cose che rappresentano per te veramente delle cose essenziali a cui non possono mancare, a cui non mancare un calciatore? Io cerco di trasmettere, innanzitutto devi dargli fiducia, devi fargli capire subito, perché arrivi, sei l'ex calciatore, devi cercare magari di far parlare loro di te, che tu hai giocato, mai che tu entri e dici io sono. Se fai parlare loro e ti dicono: oh, mister, mister, che gol hai fatto lì, mister, allora tu cercati. Ma se parli tu, l'allenatore non lo puoi fare, non puoi entrare lì e dici io sono Luiso oppure sono Balbo, ho fatto. No, 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 devi entrare nella testa loro, devi farti rispettare, devi farti piacere, perché è molto molto importante. E poi devi far capire il tuo ego del calcio, cosa piace, le caratteristiche che c'hai. A me, oltre, io sono un po', quando dicono Gattuso, da grinta, però Gattuso sembra che gioca pure a calcio, insegna pure calcio. E io sono uno così, sembra, dice Luiso, se va lì ribalta tutto, Luiso è un grintoso. Sì, io sono uno che all'intervallo di una partita sono capace di buttare 5-6 borse. Sì, per terra, però mi faccio valere e capire che io sono uno che sta sempre sul pezzo, voglio la cattiveria perché i lavativi a me non piacciono, però cerco pure di insegnare, perché devi pure insegnare, non è che puoi parlare solo di grinta, di cattiveria, di buttare la palla avanti e pedalare, devi far capire un po' che tu il calcio lo segui, il calcio ti piace, anche se poi alla fine io dico sempre alla mia squadra tutto quello che vi dico. Poi se mi prendete la palla e mi scartate 4 giocatori e me la mettete all'incrocio, vinciamo, arrivederci e grazie. Perché alla fine giochi bene, ma tutti vogliono il risultato. E io sono uno che basa molto su... sì, mi piace giocare, però stringi, stringi, io voglio il risultato, perché so che è quello che conta. Non è che può andare dal presidente di... Presidente, ho fatto la partita 70% di possesso palla, ma hanno vinto gli altri 3-0. Beh, a casa. Certo. Pasquale,
ti lascio con una battuta. Se ti crossano una lavatrice, tu cosa fai? Ho letto chi l'ha scritto, ma l'ha scritto quello, è un altro disgraziato, Ennio Grossi. È stata una battuta che ho fatto e ogni tanto me la ricordano, ma sicuramente non l'avrò fatta, mi avranno fatto questa domanda, io gli avrò risposto così, oppure viceversa. Però ricordo qualcosa del genere, che dissi a qualcuno: a me mi potete pure buttare la lavatrice in mezzo, io ci vado di testa. E l'avrò sicuramente detto, e non rinnego se l'ho detto, perché ero uno così, dove mettevo la testina un po' ovunque. Pasquale, io ti ringrazio tantissimo per questa intervista, che questo tempo che ci hai dedicato questa sera, ma soprattutto chiaramente per tutte le emozioni che ci hai fatto vivere fine anni 90, primi anni 2000, perché comunque al di là delle casacche, madre, che ti favamo e che ti fiamo, comunque ci piace il bel calcio, ci piacciono i personaggi come te, ci piacciono i bomber, gli attaccanti come sei stato tu e come sono stati degli altri. In questo momento, prima, ma anche ora, ce li andiamo a ricercare tutti, perché ci piace parlare di calcio con loro e sentire un po' che cosa provavano da dentro. Noi abbiamo solo certo. Visto la... Pasquale, grazie a te che mi ha fatto ricordare quei bei momenti, perché sono belli ed è giusto esprimere le sensazioni che ci avevo e far capire alla gente che non è facile arrivare lì, specialmente ai ragazzini di oggi. Il consiglio che gli do: pedalare, bisogna pedalare e crederci, perché se non ci credi è inutile, ci devi credere. E io quella battuta che ti ho fatto della bustina delle figurine, quella è tanta roba, perché se tu vai alle edicole e dici: un giorno io devo venire qua, si può pure realizzare. Io l'ho realizzata e spero che in tanti realizzino quello che è successo a me, partendo dalla strada, perché io scuole calcio ne ho fatte. Grazie a anche te. Glielo auguriamo anche se partono dai sintetici, dai. Anche dai sintetici. L'importante è che si impegnino, perché oggi sudare è un po' difficile. Perché oggi, se vai a toccare le maglie dei giocatori, non tutti riescono a sudare oggi, perché oggi giocarsi la partita è molto molto dura. Però, come ti ripeto, è stato bello parlare di queste cose e ti ringrazio che me l'hai fatto fare. Ok, ti ringrazio. Grazie ancora. Bocca al lupo per tutto, grazie Pasquale. Ciao, ciao, grazie. Ciao, grazie, ciao, grazie, ciao, ciao.